Buongiorno ragazzi miei! Benvenuti sul canale Let's Talk About! Oggi di cosa vogliamo parlare? In realtà me l'avete chiesto in tantissimi, non so se si nota. Spero si noti. La mia abbronzatura! Il motivo? Ovviamente sono andata al mare. 5 giorni, di cui 2 di pioggia, eppure sono riuscita ad avere un colorito senza sembrare più i vampiri di Twilight. Mi avete chiesto in tantissimi che tipo di solari utilizzi. Ovviamente è inutile dirvi le precauzioni prima di prendere il sole, quindi se non esporsi nelle ore più calde dalla mezza alle 16, non prendere il sole se siete già scottati, rispettare la vostra pelle e soprattutto proteggerla. Il meccanismo dell'abbronzatura è veramente molto semplice. Sapete che la nostra pelle è progettata per stare al sole e difendersi dai suoi raggi. Una volta colpita dal raggio del sole, la nostra pelle inizia, con apposite cellule, a produrre melanina, ovvero un pigmento più scuro che riesce momentaneamente a deviare il raggio solare e perciò un'offesa per la nostra pelle. Quindi la melanina che noi produciamo, ovvero l'abbronzatura, non è altro che uno scudo protettivo della nostra pelle. Quindi, bando alle ciance, vi voglio far semplicemente vedere i prodotti che mi hanno aiutato ad arrivare ad una abbronzatura sicura e soprattutto duratura. Rilastil, protezione molto alta, 100+. Questa protezione è veramente la più alta che c'è in commercio. Tutte le farmacie e soprattutto non tutte le profumerie la tengono, quindi è molto difficile trovarla. Quando applicare questa protezione 100+? Ovviamente nei casi dove ci sono i bambini piccoli è sicuramente molto consigliata. Nei casi di albinismo o comunque pelle molto molto chiara, capelli rossi e lentiggini, per noi che abbiamo la pelle un po' più scura, la consiglio l'applicazione almeno il primo o il secondo giorno, quelle zone più esposte, ad esempio le spalle. Anche se è una protezione molto alta, vi garantisco che i primi giorni, in modo da far ambientare la pelle ai raggi solari, è ottima. Secondo prodotto, Nivea, molto più semplice da reperire, la 50+. Molto comodo perché ha il suo beccuccio con lo spray. La cosa che mi piace di più di questo prodotto è che non produce aloni, quindi si può applicare tranquillamente anche se si indossano copricostumi neri. Un altro punto forte che ho trovato in questo prodotto di Nivea è che è veramente resistente all'acqua. È indicato per bambini, quindi è molto molto utile per le pelli anche di noi adulti, perché essendo veramente molto molto delicato si ha una protezione e nello stesso tempo ci si può abbronzare. Terzo prodotto, Bilboa, che io utilizzo praticamente tutti i giorni, soprattutto dopo che mi sono abbronzata nei primi 2 giorni. L'acqua abbronzante Carrot di Bilboa è ideale per le pelli già scure. Quest'acqua, oltre a rinfrescare dopo l'afa del giorno, riesce a dare un'abbronzatura duratura. Ovviamente bisogna stare molto attenti perché essendo un'acqua viene assorbita dalla pelle immediatamente, quindi si rischia che per chi non ha la pelle abbronzata sia un pochino troppo aggressiva. Però per chi desidera abbronzarsi velocemente e soprattutto in sicurezza, anche se non contiene filtri di protezione UV, quest'acqua è così semplice e così delicata che va benissimo per tutte le pelli che devono abbronzarsi nel modo più veloce. Questo prodotto ha la capacità di attivare velocemente la melanina e con i suoi cristalli di mentolo ha un potere idratante e soprattutto rinfrescante. Avrete un colorito ambrato bellissimo. Quindi i primi 2 giorni ho utilizzato le due protezioni, soprattutto nelle zone più critiche. Dopodiché mi sono andata ad orientarmi su un prodotto più abbronzante. Importantissimo il doposole, perché? Innanzitutto perché dopo tutta la giornata del sole le nostre cellule della pelle sono veramente stanche, sono veramente secche. Ricordatevi sempre che per una abbronzatura duratura bisogna sempre tenere molto idratata la pelle, perché sennò questa si spella subito. Avviene il turnover cellulare e l'abbronzatura in questo modo si perde facilissimamente e soprattutto molto velocemente. Io in realtà utilizzo 2 prodotti veramente molto validi e soprattutto efficaci. Primo prodotto dopo sole è il Refreshing After Sun Milk di Bioderma. È molto buono questo latte perché offre subito una rigenerazione cutanea attraverso i suoi processi di rigenerazione cellulare che Bioderma ha brevettato. Basta un sottile velo di questa crema che effettivamente voi avrete la pelle veramente molto idratata per lunghissimo tempo. Ha un'ottima profumazione, è ipoallergenica e vi garantisco che con questo le pelli anche più difficili da trattare dopo il sole saranno rinfrescate e rinvigorite. Ovviamente anche il fattore di prolungare l'abbronzatura, cosa che non tutti i dopo sole hanno, quindi è iperemolliente, è ideale per pelli scottate ed è ideale per prolungare l'abbronzatura. Secondo doposole che io utilizzo praticamente per ogni cosa è il Dermogel attivo 98% di aloe vera di Equilibra. Ha il 98% di gel di aloe all'interno del prodotto. Si può usare per tutto praticamente. Arrossamenti delle piaghe cutanee, rossori delle gengive, piedi stanchi e gambe gonfie, rossore da sfregamento cutaneo, dopo la depilazione
e soprattutto dona un sollievo inenarrabile dopo aver preso il sole tutto il giorno. Ovviamente l'aloe vera, come tutti sapete, è un SOS per la nostra cute, rinfresca, rigenera e soprattutto lenisce i nostri rossori, senza petrolati, senza parabeni e senza profumazione, quindi è veramente un prodotto puro. Questo mi ha salvato da tantissime rotture di scatole della pelle. Ragazzi, il video è terminato. Vi ho elencato i prodotti che io ho utilizzato in questa sessione estiva. Volevo darvi un aiuto per ottenere una bella abbronzatura in totale sicurezza e nel minor breve tempo possibile. Mi raccomando, fate attenzione a come prendete il sole. Si possono rischiare gravi inconvenienti cutanei, anche veramente molto brutti. Spero vi sia stato utile il mio video. Scrivetemi nei commenti che tipo di solari voi utilizzate, come prendete il sole e soprattutto come riuscite a mantenere la vostra abbronzatura nel tempo. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciate un like, avete voglia? Condividete il video e mi raccomando iscrivetevi al mio canale Let's Talk About. Al prossimo video e soprattutto un bacione!